Buongiorno, ciao. Oggi parliamo di un argomento molto particolare. L'argomento di oggi è l'ego. Che cos'è l'ego? Guarda, sono successe delle cose molto particolari in merito a questo perché molte persone mi dicono: come posso uccidere il mio ego? Ebbene, quello che rispondo io è: poverino, perché vuoi ucciderlo? Se ce l'hai è proprio perché ti serve. Che cos'è l'ego? L'ego è una parte di noi che ci permette di percepire la dualità. Questa parte di noi può essere nostra amica o nostra nemica. Ebbene, quando è che questa parte è nostra nemica? Questa parte è nostra nemica quando, prima di tutto, quando noi la rifiutiamo. Ma di questo ne parliamo dopo. Inoltre, quando questa parte ci porta ad agire secondo lo stato di paura. Come sapete, come vi ho già detto in altri video, noi abbiamo esclusivamente due stati, uno è l'amore e l'altro è la paura. Ebbene, l'ego ci connette con la paura. Quando ci connette con la paura, che cosa accade? Accade che noi agiamo secondo le nostre ferite, secondo i nostri bisogni, proprio per andare a compensare quelli che sono i bisogni a volte del nostro bambino ferito. Quindi molto spesso le persone si trovano a non rispettare se stesse, a non agire secondo il proprio essere. Scusate, c'è un bellissimo uccellino fuori dalla finestra. Ma si trovano ad agire secondo quelle che sono le proprie paure. Quindi, una persona che è stata ferita quando era bambina, magari, e che ha una ferita di non riconoscimento, si è sentita magari umiliata, quando si trova in situazioni in cui le viene data particolare importanza, questa persona si perde, ossia si attacca alle persone che le danno importanza, che molto spesso cercano di manipolarla. Manipolarla in modo ovviamente negativo, perché la manipolazione può essere anche un'azione positiva, ossia la manipolazione portare verso di sé. Quindi, quando c'è una persona che ha delle ottime intenzioni e vuole aiutare una persona ad uscire da uno stato negativo per entrare in uno stato positivo, sta facendo un'azione di manipolazione, suggestione, chiamatela come volete, andate a vedere su Wikipedia, è spiegato. Questa cosa può essere positiva, quindi in questo caso stiamo parlando di manipolazione negativa. Inoltre, la persona tenderà ad attaccarsi alle persone che le danno importanza, le danno quello di cui ha bisogno, oppure a letteralmente prostituirsi, ossia vendere se stessa, vendere i propri valori, agire secondo un modo compiacente, proprio per andare a soddisfare quello che è un suo bisogno. Quindi in questo caso l'ego diventa un tuo nemico. C'è ancora un caso che mi viene in mente quando l'ego, che in realtà è delegato alla tua protezione, ossia l'ego ha un grande compito che è quello di farti sopravvivere. Quindi è connesso alla paura. La paura serve perché nel momento in cui noi ci troviamo in uno stato, in una situazione di pericolo, allora, la paura ci permette di agire proprio a livello biochimico, fa accadere delle reazioni biochimiche nel nostro corpo che ci portano ad agire in un certo modo e quindi a salvarci. Quindi la paura in quel caso serve. Altrimenti la paura che l'ego fa venire fuori e secondo la quale ci porta a compiere delle scelte nella nostra vita non è utile, perché ci porta non verso la nostra direzione. All'ego, in realtà, se noi vegetassimo in un letto e stessimo tutto il giorno tranquilli e buoni, in uno stato di non pericolo, sarebbe contento. Non interessa all'ego la nostra felicità. Noi abbiamo bisogno di molto di più di quello che l'ego ci propone come uno stato ok. Quindi, se noi ci troviamo di fronte ad una sfida nella nostra vita, se noi ci troviamo di fronte a una scelta, magari ti è già capitato di avere una situazione in cui avevi più possibilità, due o più possibilità, e lì ti sei trovato in uno stato di paura. La tua parte più luminosa, magari la sentivi, anche se magari non la riconoscevi come tale, ti portava verso una direzione, mentre c'era un'altra parte di te che magari ti diceva:
No, beh, forse è meglio che non, tu non lo faccia, forse è meglio che tu stia tranquillo, forse è meglio che tu non rischi tutto questo, eccetera, eccetera. Ebbene, in questo caso, anche in questo caso, il tuo ego non è un tuo amico. Il tuo ego è un tuo amico quando prende il suo posto. Tu immaginati, se hai un'automobile, un motorino, va bene, è lo stesso. Immaginati di dare il volante della tua auto in mano a qualcuno che non sa guidare, che non ha la patente, che non ha proprio le competenze per guidare. Lo faresti? Magari no, io no. Ebbene, questo è un po' l'ego. L'ego non ha le competenze per guidare, non è proprio capace, non è il suo ruolo. Non perché non sia una brava persona, diciamo, semplicemente perché non è quello il suo compito e quindi ha competenze diverse. Quindi, se tu fai guidare la tua vita a qualcuno che non sa guidare, non otterrai grandi risultati. Diciamo che l'ego tende a farti rimanere al di sotto del tuo livello. Il tuo ego funziona bene quando agisce come in una squadra con tutte le altre tue parti. Non è semplicissimo perché l'ego ha anche un certo livello di ego e quindi bisogna un pochino imparare a gestirlo. Ad esempio, l'ego quando si presenta non dobbiamo rifiutarlo, non dobbiamo essere reattivi nei suoi confronti, non dobbiamo muoverci in un modo connesso al rifiuto. La cosa migliore da fare è accoglierlo. Cosa faccio io quando il mio ego si fa sentire? E visto le cose un po' strane che faccio, lo fa abbastanza spesso. Però è diventato molto tranquillo in realtà. Si fa sentire, fa le sue piccole proteste, io lo accolgo, lo abbraccio e gli dico: stai tranquillo, siamo al sicuro, va tutto bene. E lo coccolo. Gli dico proprio di stare tranquillo. Questa è una cosa che puoi fare anche tu. All'inizio sarà importante imparare a riconoscere quali sono le tue parti che parlano, no? Se è il tuo ego oppure se sono le tue parti sagge. Ma in genere lo senti perché se sei in uno stato di paura, generalmente non sono le tue parti sagge. Quindi, quando l'ego si presenta, accoglilo, coccolalo e fallo sentire al sicuro. Puoi anche chiedere aiuto all'Arcangelo Michele, che è molto bravo in questo. E quindi l'ego si tranquillizzerà proprio come un bambino, quando tu lo prendi tra le tue braccia, un bambino, e lo ascolti, lo coccoli, lui si tranquillizza. La stessa cosa farà il tuo ego. Da provare. Vedrai che sarà molto più semplice nella tua vita fare scelte, prendere decisioni, ascoltare ciò che è veramente giusto per te. E smettere di agire secondo la paura, ascoltare le persone che vanno a stimolare questo stato di paura, e questo ti permette di essere maggiormente nel tuo potere e ascoltare la tua verità interiore, ossia ciò che è vero per te. Questo è molto importante. E con oggi ti abbraccio e ti auguro una giornata piena di gioia e piena di consapevolezza. Ciao, a presto.